Nemmeno l'acqua miracolosa del santuario della Madonna dello Splendore, dove il presidente Scibilia aveva portato la squadra del Pescara nelle ore di vigilia, è servita a fermare questo Milan sempre più targato Virdis. Il diavolo e l'acqua santa, si sa, non vanno d'accordo. E come esorcista Galeone non ha ancora la formula giusta per scongiurare il demone rossonero. Del resto è il grande appuntamento di questa seconda giornata e molti tifosi sono rimasti fuori dallo stadio, tra i quali 200 milanisti giunti senza biglietto. Allora che cosa è successo? Allora è successo che io mi sono dato da fare presso i dirigenti del Pescara, d'accordo anche con la polizia. Finalmente questi 200 biglietti sono, il Pescara è stato molto cortese, è andato in sede, ha recuperato questi 200 biglietti che abbiamo dato a questi tifosi che evidentemente pagheranno questi 200 biglietti. Ma io credo che noi... Che il Milan ha anticipato il costo dei biglietti. E che il Milan ha anticipato il costo dei biglietti perché evidentemente in quei momenti era difficile andare dai 200 ragazzi a farsi dare le 15.000 lire ciascuno. Ecco, questo in chiave antiviolenza come si può interpretare? Ma questo in chiave antiviolenza, noi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto d'accordo con il questore che ha favorito e ha chiesto che fosse questa la soluzione da adottare. Con il sole a 24 gradi e con lo stadio esaurito, a inizio la recita del Milan a spese del Pescara brasilero. Non c'è Gullit, ma la squadra sembra non ancora risentirne, almeno sul piano del gioco. E veniamo alla cronaca. Zona contro zona per 3-14, insomma la mezz'ora va a segno il Milan con il solito Virdis, freddo più di un cobra a mettere in rete un pallone lanciato magnificamente da Van Basten. A Pescara la squadra di Sacchi luccica ma non risplende, sebbene i suoi schemi siano sempre d'origine controllata. Tassotti, in assenza di Filippo Galli, funge da difensore centrale. Mussi va a destra, rientra Maldini nel suo ruolo di terzino sinistro. Rijkaard è leggermente arretrato, insomma il turbo del Milan non funziona a pieni giri, forse anche per colpa del caldo. Il Pescara da parte sua gioca in soggezione e chi non lo sarebbe al suo posto. Solamente Tita e Junior tentano qualcosa di concreto, anche se trovano sulla loro strada un Galli in buona giornata. La ripresa si apre con una bella azione del Pescara, forse la più limpida dei 90 minuti, ma Galli è ancora bravo a deviare un colpo di testa di Miano. E allora Galeone tenta il tutto per tutto, facendo entrare una punta Berlinghieri al posto del terzino di Cara. Ma la mossa non provoca l'effetto desiderato. Ed è infatti sempre il Milan ad avere il comando delle operazioni e al 17° Van Basten mette in rete a porta vuota dopo che Zinetti era uscito sui piedi di Virdis. È il 2-0. Protestano gli abruzzesi, esulta invece a 600 km di distanza il presidente del Milan Silvio Berlusconi, ospite degli studi milanesi della RAI, potenza della televisione. Praticamente la partita finisce qua, il 3-0 porta la firma di Carlo Ancelotti che festeggia così nel migliore dei modi la sua 200ª partita in Serie A. Viene anche premiata la generosità del Pescara che a 10 minuti dal termine va a segno con Edmar al suo primo gol italiano. Auguri brasiliano.